Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi siamo qui per parlare di Metamorfosi, manga completo in 5 volumi, raccolto in questo cofanetto, edito J-Pop. È uscito prima di tutto sotto forma di cofanetto al prezzo di 49,50 euro. Dopodiché sono usciti i singoli volumi. Al momento non so se la pubblicazione è terminata o sta per terminare, in ogni caso i volumi da soli vengono 9,90 euro. Di conseguenza, facendo i conti, il cofanetto è gratis, quindi premetto che secondo me tanto vale recuperarseli in blocco con il cofanetto. Adesso vedremo un po' meglio di cosa si tratta, vi darò il mio parere e vedremo bene anche l'edizione. La nostra protagonista è la signora Yuki, una donna anziana che girando per una libreria si accorge di qualche cambio che c'è stato a livello di scaffali perché cercava i libri di cucina e invece si ritrova davanti allo scaffale dei manga. Rendendosi conto di non leggerli da tempo, dà un'occhiata e colpita dai disegni di un particolare volume, decide di acquistarlo. E lo fa così con molta naturalezza e ingenuità, per poi trovarsi tra le mani un manga boys love che effettivamente le piace e dà inizio a una passione per questo genere. Ma non è tutto, infatti in quella libreria lavora Urara, una ragazza che frequenta le scuole superiori. Tornando per fare altri acquisti, Yuki Ichinoi incontra appunto la ragazza, le chiede dei consigli, di ordinarle un volume e quant'altro, e questo dà inizio inaspettatamente a un'amicizia. Infatti le due si trovano anche al di fuori della libreria per parlare di quello che hanno letto, in particolare di quella determinata serie Boys Love che piace ad entrambe. Si tratta comunque di un'opera slice of life, quindi è un manga proprio tranquillo, quotidiano, che segue le nostre due protagoniste attraverso il punto di vista di entrambe, ma che procede veramente in modo molto rilassato. Per questo, se cercate qualcosa del genere, è ottimo. Ma da un manga slice of life non dovete aspettarvi grandi svolte, perché spesso non ci sono. Quello che dovete aspettarvi è appunto una quotidianità molto rilassata, tramite la quale noi scopriamo le due protagoniste che vivono le loro giornate ma che interagiscono anche tra loro e che in un certo senso cambiano. Il titolo infatti è Metamorfosi, quindi possiamo aspettarci un cambiamento dovuto dall'incontro dell'una con l'altra. Forse voleva dire questo il titolo effettivamente, ma sinceramente non mi è chiaro, perché sì, un cambiamento avviene e avviene per entrambe, ma non è del tutto determinato dalla presenza appunto dell'altra persona. Qualcosa sì, qualcos'altro non lo so, forse sarebbe accaduto comunque. Il bello di quest'opera è vedere come le due, che sono completamente diverse, riescono a interagire e a creare una vera amicizia, malgrado la grande differenza d'età. Infatti la signora Yuki è un'insegnante di calligrafia, ha le sue cose da fare, ha una figlia che vive all'estero e ha chiaramente delle passioni diverse da quelle della ragazza che frequenta le superiori, ha un amico con cui è molto legata, ma a parte lui non ha nessuno, quindi non ha delle amiche femmine con cui parlare della sua passione per il boys love nello specifico. E le piacerebbe un'amicizia di questo tipo, che appunto ritrova nella signora Ichinoi. E questo è molto bello perché, malgrado tutto, effettivamente queste due si trovano e riescono a capirsi, mentre altre persone, anche della loro età, certe cose magari non le capirebbero. Quindi io ho trovato veramente particolare questa storia, ma appunto molto rilassata. Confesso che nella lettura mi aspettavo che accadessero diverse cose che poi non sono successe. Non è quella lettura sorprendente, però mi ha comunque tenuta incollata alle pagine. I volumi, che sono abbastanza fini, si leggono anche molto velocemente. Infatti io in 1 o 2 giorni l'ho letta tutta di fila, perché mi è proprio piaciuta. Però non so se è una di quelle letture che rifarei. Non sento il bisogno di prendere in mano di nuovo i volumi e rileggerla. Quindi, nel complesso, io ho un parere estremamente positivo di Metamorfosi, che vi consiglio se cercate un manga slice of life. Se siete amanti del genere, sicuramente apprezzerete anche questo. Il tema del boys love è centrale nel senso che lega le nostre due protagoniste, ma non è che si parli solo di quello. Si parla in generale dei manga, ma soprattutto vediamo loro due nelle loro differenze, le cose che vivranno insieme, le cose che vivranno invece grazie a incontri con altri personaggi che già conoscevano o meno. Quindi proprio una cosa quotidiana. Unica pecca che mi sento di farvi notare è il prezzo. I volumi sì, sono belli grandi e abbiamo anche delle pagine a colori, nel senso che all'inizio di ognuno c'è appunto un'illustrazione a colori più
sul retro l'indice a colori anch'esso. E sotto le sovraccopertine, la copertina è molto semplice, richiama quella della sovraccoperta. E malgrado i volumi siano molto alti, perché adesso vi faccio vedere un confronto, questo è il primo volume di Astra, per capirci con l'altezza, sono anche molto molto fini. Mi viene in mente l'edizione che c'è stata del poema del Vento degli Alberi, sempre di J-Pop, che invece era più bassa come volumi, però erano volumi grossi perché comprendevano più di un singolo volume dell'edizione originale giapponese. Ognuno conteneva un segnalibro abbinato e ognuno aveva anche una o più pagine a colori sparse all'interno del volume, non necessariamente all'inizio, per un costo di 10 euro. Questi invece vengono 9,90 euro, ma è un'edizione decisamente inferiore se consideriamo che di pagine a colori ce n'è una. Vabbè, è lucida, però qual è il punto? Il formato più grosso? Della stessa grandezza ho trovato un volume di Manga Senpai che è BL is Magic. Rimuovendo la sovraccoperta abbiamo sotto un disegno totalmente diverso a colori e a un certo punto contiene 4 pagine a colori lucide per 7,90 euro. Potrei citarvi altri esempi di edizioni con un prezzo simile, piuttosto che costano meno ma che alla fine hanno degli elementi simili o anche di più. Questi sono quelli che mi sono venuti in mente. Il discorso è che secondo me questi 9,90 euro non li vale, non capisco perché sia venuto a costare così tanto. Come vi dicevo all'inizio, tanto vale recuperarsi il cofanetto e avere tutti i volumi insieme, perché il cofanetto in sé non aumenta il prezzo. In questo modo, se volete leggerlo, li avete tutti, perché è una lettura talmente scorrevole che viene anche da prendere il volume successivo e andare avanti. Quindi penso sia bello non avere l'interruzione per recuperarsi il volume dopo. Però se non siete amanti dello slice of life, dell'autrice, insomma se non avete un motivo per correre a recuperare subito quest'opera, tanto vale magari cercarla all'usato a un po' meno. Non so se c'è, ma probabilmente qualcuno la rivenderà adesso o più avanti. Perché non capisco cosa giustifichi questo prezzo. Lo stesso cofanetto che appunto alla fine facendo i conti è gratis, è abbastanza sottile, fragile, impilandoci sopra altri volumi si sente che soffre, urla e chiede pietà, ma anche solo tenendolo in mano o infilandoci avanti e indietro i volumi per tirarli fuori, guardare i disegni, rimetterli a posto. Infatti il mio, quando l'ho portato a casa, era già un pochino piegato sul retro, insomma, non è un cofanetto bello solido che sapete che non si rompe, non si rovina. Quindi anche lì, ordinandolo magari online, piuttosto che comprandolo usato, è molto facile trovarci qualche ammaccatura, perché è proprio una cosa fragile. Ne ho visti di peggio, ma non posso dire che sia un cofanetto proprio bello solido. Tra l'altro ho notato che la sovraccoperta del secondo volume è un pochino piccola, perché sopra spunta un pezzetto di volume, mentre le altre sovraccoperte sono tutte vagamente più alte dei volumi. E vabbè, questa è una piccolezza, ma tutto insieme nel cofanetto si nota, soprattutto con questo prezzo. Di base io non mi pento dell'acquisto. È una serie che metterò da parte nella mia collezione, la terrò lì, non so se mai la rileggerò, però sicuramente è stata una lettura piacevole e se vi interessa scoprire un'amicizia di questo tipo tra le nostre protagoniste, che è decisamente una cosa atipica, interessante, piuttosto che se vi interessa leggere un'opera slice of life, allora ovviamente ve la consiglio, ma in generale è una lettura piacevole. Solo che se non siete abituati a leggere opere di questo genere potrebbe lasciarvi chiaramente delusi, ma non voglio dire altro. Mi raccomando, se l'avete letto anche voi fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono state le vostre prime impressioni, se avete preso i volumi singoli oppure se l'avete già letta tutta, insomma la vostra opinione finale. Così facciamo uno scambio di pareri e chi è capitato su questo video per capire se l'opera gli può interessare o meno può scoprire anche cosa ne pensate voi. Detto questo, io spero che il mio video vi sia stato utile e vi abbia anche tenuto un po' di compagnia, perché no? Vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere quest'opera anche ai vostri amici e iscrivervi, che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.